Sì, è una grande emozione già provata in questi gli ultimi anni col coro Idica, perciò si rinnova ancora il grande evento della messa davanti all'altare di Papa Giovanni. È una cosa stupenda perché il nostro coro è arrivato a 60 anni con tanta voglia di fare, tanta voglia di amicizia, tanta voglia di unirci per un mondo migliore. Sì, direi proprio speciale, una cosa eccezionale, strepitosa, bella, di grande sentimento. Provo un'emozione, una cosa importante sentita all'interno del nostro cuore e auguro al nostro coro da andare avanti anni che il nostro presidente lascerà e noi dovremo avere delle responsabilità da portare avanti un coro che ha dato tanto. Volentieri accompagno il coro Idica, il suo 60°. Abbiamo appena celebrato sulla tomba di San Giovanni XXIII, affidando a lui un po' tutte le nostre comunità, le nostre famiglie e anche il futuro del coro. Un Papa che sicuramente aveva a cuore anche le persone, aveva a cuore tutta la gente e dunque ha gradito sicuramente questa mattina ascoltare anche i bellissimi canti del coro Idica durante la celebrazione della messa. Il senso di questa celebrazione, così come la celebrazione di domani, è proprio quello di affidare al Signore anche il futuro. Siamo credenti e pertanto sappiamo che tutto è nelle sue mani e penso che affidare poi alle mani di un Papa bergamasco sia ancora una garanzia maggiore, nel senso che è un Papa molto concreto che sicuramente ci ha accompagnati finora e continuerà ad accompagnarci. Penso sia sicuramente una bellissima esperienza da ogni punto di vista e anche dal punto di vista religioso. Ho visto momenti veramente di commozione durante la messa questa mattina, sicuramente rimarrà nel nostro cuore questa bellissima esperienza. Abbiamo appena terminato la messa celebrata da Monsignor Borlini nella tomba di Papa Giovanni e quindi siamo molto felici perché ovviamente era il nostro Papa bergamasco e ho visto molta emozione sia negli occhi dei coristi ma anche degli accompagnatori, di persone che magari non conoscevano il coro ma hanno deciso di venire con noi in tournée. Adesso ci stiamo preparando per gli altri appuntamenti importanti. Domani avremo una messa a Monteverde e poi ovviamente mercoledì l'udienza del Papa e nel pomeriggio la visita in Senato, quindi diciamo che abbiamo tante sorprese, un programma ricco di emozioni, di cose importanti e emozioni da coro Idica.